Promuovere la lettura tra i giovani della periferia a nord di Napoli è l'obiettivo del Secondigliano Libro Festival, la manifestazione giunta alla quarta edizione che mira tra l'altro ad innalzare il livello culturale dei ragazzi. L'evento, che gode del contributo dell'Ordine dei giornalisti della Campania e del patrocinio del Comune, nasce su impulso dell'omonima associazione e coinvolge le scuole del quartiere nella lettura di testi di narrativa che diventano oggetto di discussione con gli autori. Al libro preferito su votazione viene assegnato il premio letterario Sgarrupato dedicato allo scrittore Marcello Dorta. Abbiamo deciso di investire in modo forte e determinato sull'educazione culturale nei ragazzi e per noi oggi come Comune di Napoli essere al fianco di SELF, Secondigliano Libro Festival, e di Salvatore Testa, che con tenacia organizza questa edizione, è il nostro modo per dire che noi nelle mani dei ragazzi mettiamo un libro e mettiamo soprattutto la grande consapevolezza che solo attraverso la cultura un ragazzo, qualsiasi sia il contesto di appartenenza, può diventare un cittadino adulto responsabile e anche soprattutto un giovane in grado di moltiplicare i propri sogni e poter dare vita a progetti nella propria vita pieni di forza, di bellezza e di speranza. Il Secondigliano Libro Festival è anche un'importante occasione di riflessione su diverse tematiche come legalità, ambiente, sport, famiglia, e vedrà coinvolti i ragazzi di alcune quinte delle scuole elementari in progetti di scrittura. Abbiamo inaugurato dei gemellaggi con altre città. L'anno scorso abbiamo fatto Napoli-Bologna, ovvero Secondigliano-Bologna, sulla falsariga di Napoli e Piazza Grande, Pino Daniele e Lucio Dalla. Quest'anno faremo Napoli-Firenze con Novellando. SELF allarga i suoi obiettivi perché noi ci poniamo la crescita sociale, civile, culturale dei ragazzi del quartiere, e abbiamo ottenuto, visto che non ci sono teatri, non ci sono auditorium, un territorio di 45.000 abitanti, abbiamo ottenuto la possibilità di poter far esibire gli studenti delle scuole medie in indirizzo musicale nella chiesa dei missionari di Sacri Cuori durante le festività di Natale.